Adesso va bene tutto, però non è che scendiamo dalla montagna con la piena. Cioè, quando uno convoca una conferenza stampa senza nemmeno confrontarsi con la maggioranza che la deve votare in aula, dicendo serve una convenzione d'inchiesta, è chiaro che è un intento prettamente provocatorio rispetto a una situazione dell'affronto della pandemia che ritengo, con tutti i limiti e gli errori che sono stati fatti, che il Friuli Venezia Giulia però sia un esempio a carattere nazionale. E parlo di esempio a carattere nazionale perché ho sentito molte lezioni in quest'aula, alcune domande costruttive e penso anche giuste, altre lezioni poco credibili, perché io ricordo chiaramente quando anche durante la pandemia c'era chi faceva post o mandava mail improvvisandosi il più grande esperto sanitario del Covid a livello internazionale. Quando venivo contestato come presidente di questa regione perché facevo le ordinanze per utilizzare le mascherine e dicevano che fanno male, che è una vergogna. L'Università di Hong Kong il 17 maggio dice che le mascherine riducono il 50% i contagi. L'OMS ha cambiato la sua posizione dicendo che le mascherine servono addirittura nei luoghi aperti, specialmente se affollati. L'OMS. E avevo qualcuno che in quest'aula, che oggi è grande sostenitore della commissione d'inchiesta, che faceva le battaglie dicendo che è una vergogna, che è antiscientifico utilizzare mascherine. E allora voi capite che quando anche si gestisce un'emergenza, che sicuramente con delle decisioni su cui anch'io e il vicepresidente Riccardi avevamo moltissimi dubbi, come penso nessuno avesse avuto certezze in un'emergenza di questo tipo, nessuno avesse avuto certezze, però le decisioni toccava giustamente prenderle noi, insieme ovviamente alle rispettive competenze. E voglio ringraziare anch'io sia quelli che sono qui oggi, ma quelli che la stragrande maggioranza che qui oggi non c'è, il personale sanitario, anche la dirigenza sanitaria, che si è presa la responsabilità delle scelte. Perché è troppo facile commentare seduti su un divano dietro un computer. È un po' più difficile prendere le scelte che decidono anche della vita e del successo di risposte che si può dare alle persone. Ma dicevo, io penso che Friuli Venezia Giulia possa vantare numeri positivi, per quando dicevo ha un risvolto anche economico. Ieri mi veniva contestato, durante il dibattito sulla materia finanziaria, che dobbiamo dare un messaggio positivo. Io ho risposto, secondo me bisogna dire il messaggio vero. Non è che bisogna dire che i conti della regione sono a posto quando non è così. Oggi però possiamo dire che, per esempio, anche c'è una ricerca del Sole 24 Ore che proprio mette insieme la situazione pandemica nei diversi territori con l'attrazione di investimenti. Possiamo dire noi pubblicamente, invece di annunciare facendo conferenze stampa, quindi non è che uno ha chiesto facciamo un incontro interno, confrontiamoci fra di noi, facendo la conferenza stampa, quindi rendendo pubblico una cosa del genere, forse è meglio invece parlare bene, almeno della situazione pandemica, penso che abbiamo il diritto. E là non vuol dire raccontare che i ristoranti sono pieni, vuol dire raccontare la verità dei numeri, con tutti i limiti, migliorare si può sempre. Però io ricordo che anche nei momenti più difficili, Regione Friuli Venezia Giulia, probabilmente per tanta fortuna, non so cosa dirvi, però io ricordo quando eravamo nella sede di Palmanova, io e Riccardo, a combattere con il governo per firmare l'ordinanza insieme al Ministro della Salute per chiudere anche il Friuli Venezia Giulia, quando diceva no, non chiude. E io avevo risposto in modo molto, penso, empirico, scusatemi, non sono un grande epidemiologo, anzi non lo sono per nulla, ma ho detto non è che il virus decide che Davo va in un comune veneto, magari a centinaia di chilometri di distanza, e decide di non arrivare nel confine di Friuli Venezia Giulia, che magari è più vicino. E con questa valutazione empirica, pensando che il virus non decidesse di non venire in Friuli Venezia Giulia perché magari gli sono simpatico e quindi decidesse di lasciare pace il nostro territorio di confine, abbiamo deciso di chiudere, ma è stata una battaglia. Come io sono stato attaccato dal governo nazionale, se volete vi porto gli articoli su Repubblica, l'intervista di un ministro, perché la settimana successiva, oltretutto chiamando anche il PD, lo so, ho detto di te, figurati, quando ho deciso di contenere a tenere chiuse scuole e università, anche là una decisione non ovvia e non scontata, perché io nella prima settimana di chiusura sono stati esponenti, anche parlamentari, che hanno detto bisogna riaprire, cosa ha chiuso Florenza Giulia che non ha nemmeno un contagio, e ma non solo loro, anche categorie. Ho fatto una riunione con categorie che avevano detto vergogna, la regione Florenza Giulia chiude senza nessun contagio, una scelta difficile, e però siamo andati avanti, e questo penso che ha permesso sicuramente, grazie all'ottimo, anzi integerrimo comportamento dei cittadini di questa regione, e devo dire anche alle scelte fatte dalle nostre dirigenze sanitarie, e guardate delle scelte di estrema responsabilità. Voi sapete che per esempio
Quando oggi ci vantiamo dei tamponi fatti, il consigliere Ons l'ha giustamente citato, l'ottimo esempio della ricerca fatta all'Università di Udine, sul caso dell'Università di Udine. Sì, no, fatta, non da noi, guardi, è stata fatta da dirigenti del nostro sistema sanitario che penso che appartengono a tutta la comunità regionale, non soltanto all'attuale amministrazione regionale. Ma sapete che in teoria, se si seguivano pedissequamente le linee guida, inviate anche le indicazioni specifiche, non le guida, indicate dal Ministero della Salute, quella ricerca non la si faceva. Perché in un primo momento bisognava tamponare soltanto i sintomatici venuti a contatto con un positivo. Entrambe le circostanze dovevano esserci. E chi ha preso le scelte di dire, scusate la semplificazione, ma supero le indicazioni del Ministero della Salute e vado avanti lo stesso, io penso che bisogna dirgli grazie, non fare commissione d'inchiesta, scusatemi lo sfogo, anche questo di carattere personale. Ma dicevo, io qua ho tutti i dati, fatti e questi non sono oltretutto di del mese attuale, che dice, beh, a giugno sta 3 giorni di triplo zero, però sta andando tutto meglio anche in altre regioni, questi sono i dati ancora di maggio, dove vedete, Friuli Venezia Giulia è l'unica regione verde. Questa fondazione Gimbe, quindi non è la fondazione Massimiliano Fedriga. Siamo i numeri, a proposito di tamponi, siamo la regione, ripeto con tutti gli errori che si può sempre migliorare, ma siamo la regione che tamponi rispetto al numero di abitanti, e parlo non di tamponi assoluti, parlo di casi testati, perché altrimenti i tamponi assoluti può essere il doppio e triplo tampone, ci sono due territori più in alto di noi, rispetto al numero della popolazione, che sono rispettivamente la provincia autonoma di Trento, che ha il 10,935% della propria popolazione, la regione Valle d'Aosta, il 10,722%, e poi Friuli Venezia Giulia, con l'8,416%. Dopo di noi c'è il Veneto e via giù dopo tutte le altre regioni. Siamo la terza regione con noi tamponi, a proposito. Andando a ricercare, oltretutto, in questa circostanza, questi numeri non è che vengono perché qualcuno si è svegliato e prima era un po' annoiato o svogliato e non voleva fare i tamponi. Questi numeri sono stati possibili perché c'è stato anche un impegno enorme di tutta la struttura, e guardate, vi assicuro che è stato anche un impegno nostro, perché cercavamo di collaborare, di spingere, per esempio dell'approvvigionamento non soltanto dei tamponi ma dei reagenti, dei macchinari che non si trovavano, una situazione di stress del mercato a livello internazionale dove era impossibile recuperare le cose. Quindi grazie a chi si è occupato di questo, grazie a chi si è occupato degli acquisti, grazie a chi stava la notte sveglio cercando qualche fornitore per dare gli strumenti, dai DP ma anche i reagenti, i tamponi, al macchinari, per cercare di portare questi risultati, che sicuramente hanno contribuito a quegli ottimi risultati che vi ho elencato fino adesso. Ho il numero dei rapporti casi contagiati, il numero per esempio della letalità, noi sempre e abbondantemente sotto la media nazionale, ho rapporti standardizzati di incidenza per quanto riguarda i contagi, noi più contagiati di tutti. Ebbene, prima di noi ci sono, in ordine, e parlo delle regioni del nord, prima Lombardia, secondo Piemonte, terzo provincia autonoma di Trento ed Emilia-Romagna, Liguria, poi Emilia-Romagna, quindi il Veneto, miglior risultato Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda il rapporto standardizzato sulla mortalità, prima Lombardia, secondo Piemonte, terzo Emilia-Romagna, quarto Liguria, quinto Trentino Alto Adige, sesto Veneto, ultimo Friuli Venezia Giulia, la migliore situazione. I ricoveri in terapia intensiva, siamo la terza regione d'Italia rispetto al numero di abitanti, Molise, Calabria, come capite, capito un po' meno, terzo Friuli Venezia Giulia, terapie intensive, mentre per quanto riguarda i ricoveri in Italia siamo ottavi a livello nazionale, prima di noi Molise, Calabria, Sardegna, Umbria, Sicilia, Campania, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, sotto di noi addirittura Puglia, Toscana e poi le altre regioni del nord, Lazio ed altro. Quindi penso che siamo sempre stati come rischio basso, penso che possiamo dimostrare di aver avuto dei buoni risultati. Serve un approfondimento? Ma assolutamente, siamo più che disponibili a farlo come esecutivo regionale. Ci sono nuove domande o domande che volete che vengano ispitate meglio? Benissimo, siamo disponibili a farlo, ma la commissione d'inchiesta presentata in una conferenza stampa, questo grande spirito costruttivo per adesso, va bene tutto, io conosco la vostra intelligenza perché e l'apprezzo, però non potete pensare che noi crediamo che una commissione d'inchiesta presentata in conferenza stampa raccontando i dati, il dramma Trieste, che così non è, perché oltretutto vorrei leggervi, e vi do un'anticipazione, un estratto dello studio scientifico che la task force guidata dal professor Barbone
e sta stilando, ho chiesto un'anticipazione perché questa studio scientifico cita l'analisi di sopravvivenza fatta dal Task Force, evidenzia che il rischio di decesso è risultato, e questo vi dico una cosa che immagino già sapete, è risultato più elevato nei maschi ed associato all'età avanzata. Studiando l'andamento per provincia, il rischio di morte tra i residenti in provincia di Trieste non è risultato significativamente diverso da quello dei residenti della provincia di Udine, presa come riferimento. Per i residenti di Pordenone il rischio appare invece tendenzialmente più elevato rispetto a quella di Udine. Per quanto riguarda le condizioni di ospiti di residenze per anziani, questo non sembra essere un fattore associato alla letalità, anche stratificando per provincia. Questo è un estratto che non ho scritto io, come potete immaginare, ma un gruppo guidato da un professore Barbone che penso che abbia perlomeno sia un punto di riferimento scientifico a livello internazionale, nemmeno nazionale, internazionale, e quindi penso che guardando perlomeno delle tesi oggettive, non date da Federica che di questo ci capisce poco, ma Federica non pretende di fare i post scrivendo quando si mettono o non si mettono le mascherine, ma ascolta i consigli, io cerco di affidarmi a persone che di questo fanno mestiere e la loro storia, la loro professionalità e i loro studi ne dimostrano l'elevatissima competenza. Ma come per esempio l'Istituto Superiore della Sanità, non il bollettino che mi scrivo a casa la sera, dice che le regioni che, rispetto anche a quanto letto nella mozione per la costituzione della commissione d'inchiesta, le regioni che presenta, perché io ho sentito dire, scusate, in quest'aula che siamo, per quanto riguarda la regione Friuli-Venezia Giulia, abbiamo avuto il più alto contagi dagli operatori sanitari, soprattutto quelli delle case di riposo, un dramma, sta di fatto che prima di noi, secondo l'Istituto Superiore della Sanità, ci sono la provincia autonoma di Bolzano, la provincia autonoma di Trento, la Lombardia, il Piemonte, le Marche, l'Emilia Romagna, il Veneto e la Liguria. Dopodiché probabilmente qualcuno ha dati sicuramente più approfonditi e ha degli studi sicuramente più avanzati rispetto all'Istituto Superiore della Sanità, però nella mia limitatezza cito l'Istituto Superiore della Sanità. Quindi quello che chiedo ovviamente non è semplicemente dire no, non vogliamo fare approfondimenti, anzi, penso che la dimostrazione di questo è stata anche dal fatto che ho convocato seppur in maniera informale, ma dentro l'emergenza, videoconferenza addirittura con i capigruppo in regione, i capigruppo e i rappresentanti in Parlamento. E devo dirvi, se permettete, non l'ho mai detto, faccio lo sfogo qua, dopo un po' mi sono stufato perché dopo facciamo le riunioni e un minuto dopo usciva il comunicato stampa contro la regione, quando facevamo questo incontro costruttivo, personalmente va bene tutto, ma una cosa vuol dire collaborare, una cosa utilizzare strumentalmente un incontro che viene fatto per condividere le cose. Perché va bene tutto, perché voi dopo venite in aula e siamo tutti buoni. Dopodiché un minuto dopo mi facevano, non sto parlando di voi che siete qua, un minuto dopo mi facevano il comunicato stampa pronto. Allora, una cosa è voler collaborare per il bene dei cittadini e devo dire ancora più responsabile avere atteggiamenti di questo tipo nel pieno dell'emergenza, quando contavamo ancora i decessi, quando contavamo non su una mano ma ben di più il numero dei contagi e venivano utilizzate queste riunioni per fare un minuto dopo il comunicato stampa. Personalmente non ho apprezzato, per questo ho deciso di sospendere, perché una cosa è collaborare e informare, una cosa è usare strumentalmente questi incontri. Però detto questo, mi scuso, vado a concludere perché ho sforato qualsiasi tempo consono, noi siamo, ribadisco, disponibili ad avere un confronto nelle commissioni con le interrogazioni, e penso che l'abbiamo dimostrato, Riccardo ha risposto a decine e decine di interrogazioni. Parlare di commissione d'inchiesta in Regione Friuli Venezia Giulia non mi sembra soltanto ingeneroso, ma mi sembra anche controproducente, perché possiamo essere in grado per una volta tutti insieme di lanciare un messaggio anche all'esterno, anche all'estero. Penso, scusate, banalmente ai turisti austriaci, tedeschi che arrivano dicendo siamo una regione che ha affrontato bene l'emergenza pandemica, siamo una regione sicura, siamo una regione dove possono venire turisti e dove possono venire imprese, perché siamo una regione che ha avuto un sistema, con tutti, ripeto, i nostri limiti, ma un sistema sanitario forte che è stato in grado di combattere la pandemia. Ed oggi ci auguriamo di avere le frontiere aperte con Austria, Germania e tutto quel flusso turistico, perché qui non c'è da aver paura, perché il sistema è forte, il sistema è sano e i numeri lo testimoniano. Grazie mille.